Vediamo un attimino la trasmissione di oggi. Trasmissione di oggi di magia, stregoneria e paganesimo. Tratteremo il crogiolo del male. E innanzitutto facciamo una breve panoramica del crogiolo dello stregone. Siccome ci sono alcuni radioascoltatori nuovi che non hanno mai seguito le nostre trasmissioni, diciamo che cos'è il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone nasce da una visione precisa della vita. Nasce, scusate un attimo solo perché c'è ancora un piccolo inconveniente. Rieccomi qui. Il crogiolo dello stregone, diciamo, nasce da una considerazione precisa. Nelle 82 83 trasmissioni che abbiamo fatto fino adesso, abbiamo detto come la stregoneria e il paganesimo politeista concepiscono il mondo in continuo divenire, in continua trasformazione, e il fine delle trasformazioni del mondo è costruire la coscienza universale. In pratica non esiste una volontà creatrice all'inizio dell'universo, la volontà creatrice all'inizio dell'universo è solo una truffa, ed esiste invece un mondo con tutto quello che contiene, con tutte le determinazioni, con tutte le volontà, con tutte le coscienze, per cui dell'essere umano, il virus, il batterio, le galassie e gli infiniti mondi, che attraverso le loro trasformazioni vanno a costruire la coscienza universale. Dato questo assioma, questo principio fondamentale, a questo punto sorge anche il problema, sorge il problema di come noi ci trasformiamo, cioè qual è il nostro modo di affrontare la vita, di affrontare il mondo per trasformarci. Bene, il crogiolo è lo stregone stesso, è la persona stessa. E la persona stessa deve agire partendo da quello che è nel momento stesso in cui è, per costruirsi, per trasformarsi, per divenire. Bene, il crogiolo dello stregone serve a questo. Nella prima parte del crogiolo dello stregone abbiamo messo in luce tutti quegli elementi che servono per sottrarre le persone dalla posizione, scusate, in ginocchio in cui gli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra vogliono tenerle. Sottrarsi dalla posizione in ginocchio significa prendere nelle proprie mani la propria vita, la responsabilità delle proprie decisioni, la responsabilità delle proprie scelte. E una volta fatto questo, siamo andati a cercarci una serie di paganesimi, piccoli paganesimi, in cui abbiamo visto come il mondo circostante sia fatto da coscienze, da consapevolezze, da tensioni che hanno una loro volontà, una loro direzione, loro determinazioni e loro percorsi di sviluppo che interagiscono fra di loro, interagiscono con tutti i viventi, interagiscono con tutte le cose. Allora, a quel punto ci siamo detti, come si fa a costruire delle relazioni divine con questi divini? Cioè noi in realtà siamo degli dei che costruiscono delle relazioni con altri dei. A quel punto abbiamo elaborato la teoria del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. E nei quattro canti del mondo perché le relazioni che costruiamo sono dei veri e propri canti, canti nei quali noi ci costruiamo e con noi costruiamo il mondo. Dopodiché abbiamo detto, però perché noi ci troviamo nella posizione in ginocchio? Cioè perché non possiamo farlo fin dall'inizio della nostra esistenza. E allora siamo andati a elaborare quello che è il crogiolo del male. Abbiamo visto come viene distrutta nella persona la capacità di dilatarsi nel mondo, la capacità di imporre se stessa, la capacità di costruirsi. E dal crogiolo del male, oggi tratteremo la preghiera. Cioè, la preghiera è un elemento del crogiolo del male, che ha la funzione di distruggere il divenire della persona, di distruggere la persona in se stessa. Prima di parlare di questo, parleremo di un'altra cosa. E vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è via delle Vigno Piazzale Parmesan, scusate, Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, perché ho appena cambiato casa. Infatti, quando devo dire l'indirizzo, ogni tanto ancora ho in mente il vecchio indirizzo. Allora, vi ricordo, Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan, 8 Marghera. Sull'elenco di telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, però il numero di telefono è uguale. E vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che è casella postale 53, Marostica, Vicenza. E il numero di telefono di segreteria telefonica, diciamo così, dell'Istituto è 0338 39 10 727. Ripeto, 03 38 39
10727. Niente, vi ricordo la cosa più importante che facciamo in questo mese, il giorno 26, allora il giorno 20, venerdì 26 giugno 1998, alle ore 20:30, venerdì 26 giugno 1998, alle ore 20:30, nella sala del Radio Gamma 5, in via Belzoni 9 a Cadonighe. Terremo una conferenza dibattito dal titolo Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria. Ripeto il titolo, Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria. È una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria. Ci sarà un'introduzione in cui io esporrò il nostro modo di vedere la trascendenza e l'immanenza e le relazioni che ci sono fra l'individuo e le sue trasformazioni e la percezione della trascendenza e dell'immanenza e che cos'è la trascendenza e l'immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria. Dopodiché c'era un'altra esposizione fatta da Francesco. E dopo apriremo il dibattito, praticamente sarà una mezz'ora di introduzione, poi ci sarà il dibattito. Io invito a chi viene al dibattito di pensare ai suoi concetti di trascendenza e immanenza e poi vedere a confrontarli e vedere i presupposti da dove questi concetti nascono e dove questi concetti portano. È importantissimo questo. Anche perché il concetto di trascendenza e di immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria sono fondamentali proprio per lo sviluppo del paganesimo politeista e della stregoneria. Cioè, non è possibile costruire una struttura di pensiero senza affrontare quelli che sono gli elementi che compongono quella struttura di pensiero. Per cui è importantissimo questi concetti di trascendenza e di immanenza, proprio la chiarificazione di questi concetti, per riuscire a sviluppare il paganesimo politeista e la stregoneria. Il paganesimo politeista e la stregoneria non sono delle sette come il cristianesimo, cioè non sono dei settori del sistema sociale, è un modo di vedere la vita, è un modo di affrontare la vita ed è un modo per svilupparsi all'interno della vita. Per cui non sono delle sette come il cristianesimo che tendono a separare l'individuo dalla vita per appropriarsi dell'individuo. Pertanto questo scontro ci sarà sempre. È come quando voi mi sentite a me fare delle affermazioni, tipo, non so, Tizio è un assassino, cioè, non so, rivolto a Wojtyla, io non lo faccio dal punto di vista del cristiano, ma lo faccio dal punto di vista del pagano, lo faccio dal punto di vista della vita, cioè delle determinazioni della vita nel corso del suo sviluppo. Per cui queste sono le linee che io prendo come canone di giudizio. Allora, vi ricordo ancora, il giorno 26 giugno 1998, alle ore 20:30, in sala radio di Radio Gamma 5, in via Belzoni 9, Cadonighe Padova, laterale a sinistra della strada del Santo che da Castelfranco porta a Padova, subito dopo la pizzeria Antico Guerriero, terremo una conferenza di trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stregoneria. Farò una breve introduzione nella quale spiegherò a grandi linee per sommi capi il nostro concetto di trascendenza e immanenza. Dopodiché si aprirà il dibattito per cui chiunque può partecipare. È chiaro che se qualcuno pensa a una volontà creatrice, il suo concetto di trascendenza e immanenza sarà legato alla volontà creatrice. Però siccome questo non è il nostro pensiero, anzi per noi questo rappresenta la negazione del pensiero stesso, scusa. Rieccoci qui, scusate, niente, mi hanno detto che dopo la mia trasmissione non c'è Mario e ci sarà il gruppo dell'anticancro, non ho ben seguito la loro attività, il gruppo di Bella, insomma. Va bene, dunque andiamo avanti ora con la trasmissione di oggi e nella trasmissione di oggi parliamo della preghiera nel Crogiò del Mare. Una cosa, mi ha telefonato un amico. Un amico, sì, una persona, sì, un amico, segue le trasmissioni con molta passione, chiedendomi se avevo qualche informazione su Antonio da Padova. Allora, sembra che qui nel Padovano questo personaggio sia molto, fra virgolette, amato, molto amato.
Antonio da Padova è uno dei macellai dei Catari, è uno di quelli che ha massacrato tutti quelli che dicevano che gli uomini devono essere uguali, che la Chiesa non deve praticare la simonia, uno di quelli che hanno massacrato quelli che dicevano che il mondo cresce per la contraddizione fra il bene e il male. Per cui Antonio da Padova è un macellaio e ha partecipato a uno dei concili che hanno determinato una delle crociate più importanti contro gli albigesi. Pertanto questo personaggio fa schifo. Dopodiché io ho comprato appunto un libro di propaganda cattolica su questo personaggio. Lui è stato il successore di Domenico di Guzman, Domenico di Guzman, che è un altro macellaio, anche quello dei Catari, quello che chiamate San Domenico, i cristiani chiamano San Domenico. E niente, dopodiché, al di là di questa attività che è estremamente feroce, estremamente cattiva, fatta da sto personaggio, vengono infiorettate con i suoi comportamenti individuali. Con la vecchietta, con il notaio, quanto è buono lui con la vecchietta e col notaio, però faceva massacrare migliaia di persone che non hanno nemmeno il nome, per cui questo qua merita solo un disprezzo assoluto, un disprezzo totale. Poi se volete, al limite, nella seconda parte della trasmissione, fra le 19 e le 20, darò qualche precisazione ulteriore. Bene, cominciamo con il nostro crogiolo del male, la trasmissione di oggi. Nel crogiolo del male, del crogiolo del male, oggi tratteremo la preghiera. Nel crogiolo dello stregone si è accennato a questo elemento affermando che la preghiera è un'attività ossessiva e ripetitiva imposta ai bambini per impedire loro di prendersi nelle loro mani la responsabilità della propria esistenza, sostituendo il principio speranza con l'aspettativa di un intervento esterno risolutore. Pregare è attività di sottomissione. Si prega in ginocchio, si prega prostrati, si supplica, si ringrazia deferenti. Nella preghiera non si rivendicano diritti, nella preghiera non si fanno affermazioni dignitose, nella preghiera si è umili al cospetto del Dio padrone e dei loro delegati. Anche nella società civile è stato introdotto il termine ti prego o ti rivolgo una preghiera. Ognuna di queste affermazioni implica necessariamente deferenza, dove la preghiera deferente impone al soggetto che prega la rinuncia a rivendicare diritti e giustizia rimettendosi alla volontà del più forte. La preghiera viene recitata in ginocchio. Quando la preghiera non viene recitata in ginocchio è comunque un atto di sottomissione. La sottomissione non deve essere apparente, ma deve essere totale. La sottomissione deve essere fatta con tutto il corpo, con tutto il cuore e con tutta l'anima. Se la posizione imposta ai bambini è una posizione fisica, diventa anche una posizione psicologica inconscia. Molte delle punizioni fatte ai bambini consistevano nel costringerli per ore inginocchiati, magari con l'aggiunta di forme sadiche, quali i sassolini sotto le ginocchia o dietro la lavagna o col bavaglino rovesciato o addirittura con le mutandine in testa per le punizioni di chi faceva la pipì nel letto. Tutte queste forme di sadismo avevano lo scopo di rafforzare il concetto di sottomissione. La sottomissione come obbedienza critica. La pratica sadica era tanto più feroce quanto più forte era il controllo cattolico dell'ambiente. La cosa peggiore è che le pene giuridiche inferte per il sadismo nei confronti dei bambini, specie da parte dei religiosi cattolici, era ed è irrilevante. Proprio a conferma delle finalità di distruzione della volontà e delle determinazioni dei bambini. Leggiamo cosa riporta la motivazione della sentenza di Corte d'Appello di Cagliari, rigettando il ricorso contro la sentenza di condanna di primo grado di due suore il 10 dicembre 1970. La sentenza, la leggiamo da Il Paese dei Celestini di Bianca Guidetti Serra e Francesco Santanera, edito da Einaudi 1974. La Commissione constatò che nell'indicato istituto costituito nel 1947 e gestito dall'Ordine delle Suore Ancelle della Sacra Famiglia non funzionava regolarmente. Emersero gravissime deficienze nel campo organizzativo, in quello pedagogico generale, in quello educativo e in quello sanitario. In particolare, caos completo nella gestione amministrativa. Si accertò che una bambina, tale Angela, presentava alla spalla destra esiti di profonde graffiature con tracce cicatrizzali recenti e sangue coagulato.
e risultò che tali lesioni erano state cagionate dalla superiora che l'aveva bastonata per futili motivi. La stessa Angela riferì che abitualmente veniva percossa da certa Suor Maria Sabina, la quale non aveva esitato a colpirla sistematicamente sul naso, pur sapendo che era affetta da epistassi. Oltre all'Angela di anni 14, la commissione sentì le ricoverate Luisa M., pure di anni 14, Maria S. di anni 10, Andreina C. di anni 9 e Ornella S. pure di anni 9. E tutte concordemente non soltanto confermarono quanto riferito da detta Angela, ma dichiararono che le suore le avevano, per punirle, percosse ed esposte al freddo per ore in corridoio esterno. Dichiararono che non era mai stata curata la loro assistenza sanitaria, neppure quando vi era stata un'epidemia di pertosse, e che non erano mai stati chiamati medici per visitare le ammalate. Aggiunsero che era stato loro contrastato persino il ricorso alle pratiche di igiene intima. La Ines, l'Angela e l'Andreina confermarono che una delle ricoverate era stata costretta a raccogliere con la lingua la minestra caduta per terra, altre a tenere in bocca le mutandine intrinse d'urina, altre ancora a mangiare la pasta asciutta recuperata da un water, dove era stata buttata dalla stessa, irritata per essere stata punita. La Falconi avrebbe spesso ordinato alla Scirru, cui era affidato il compito di vigilare sulle assistite, di percuotere le medesime e avrebbe assistito ai maltrattamenti senza mai opporvisi e perciò li avrebbe almeno tacitamente autorizzati. La Scirru sarebbe stata implacabile e avrebbe spesso legato le mani delle fanciulle che intendeva punire. Poi le stesse fanciulle a un vecchio pavimento di legno e quindi le avrebbe staffilato con una cinghia bianca o color crema. Le fanciulle medesime, che essendo legate non potevano sfuggirle. Avrebbe una sera inflitto la descritta punizione col concorso della superiore perché alcune ricoverate avrebbero mangiato del pane secco conservato per l'alimentazione delle galline e le stesse ricoverate che ciò avevano fatto sarebbero state legate per tutta la sera e per parte del giorno seguente per costringerle a chiedere perdono a detta superiora, baciandole la mano. Avrebbe un altro giorno costretto la piccola Maria S. a mangiare, raccogliendola con la lingua, la minestra caduta per terra. Di solito le bambine che bagnavano il letto sarebbero state, da detta suor Arcangela Scirru, a volte nude o seminude in lenzuoli intrinsi di urina e tenute per ore in ginocchio o veranda, in cui penetravano il vento e il freddo esterni. Inoltre, alle bambine che se la facevano addosso, avrebbe la stessa suora Arcangela tolto le mutandine e fatto tenere in bocca parte di tale indumento, che talora sarebbe stato invece strizzato in modo da far cadere loro gocce di urina in bocca. Rosaria M. asserì di essere stata anch'essa legata a una sedia, prima di essere bastonata, di aver visto suora Arcangela rompere un bastone sulle spalle di Ines M., e la superiora suor Vincenza mettere la testa dentro un water ad una bambina, certa Iole. Soggiunse che essa, Maria e la sorella Rita avevano sopportato per anni maltrattamenti senza dir nulla ai loro familiari perché terrorizzati da suor Arcangela avevano avuto paura di subire ancora più pesanti punizioni. Questa è una sentenza di tribunale, eh? Con queste motivazioni viene rigettato il ricorso alla condanna, che comunque è irrisoria, ed entrambe le aguzzine godono del condono di pena. Ebbene, la ricerca delle colpevoli viene ostacolata dalla nuova superiora della casa. Esiste un'omertà e una generalità di comportamenti che fanno degli istituti cattolici dei veri e propri lager, che vengono gestiti con una sorta di complicità dei magistrati che solo nei casi più gravi avviano indagini. Il concetto di fondo è la salvaguardia del principio che il bambino deve essere messo in ginocchio e costretto a pregare e supplicare. Pensate alla preghiera cristiana del Padre Nostro. È una vera e propria aberrazione umana. L'individuo rinuncia alle proprie determinazioni per sostituirle con quelle di un assassino. Rinuncia a procurarsi il pane attendendo che Dio glielo dia. Rinuncia cioè all'esistenza costruendo miseria, pronto alla dipendenza, pronto a bucarsi di eroina. Nello stesso tempo l'individuo si fa succube delle ingiustizie che subisce, in quanto immiserito dall'autocolpevolizzazione e dal terrore di un Dio assassino
che se non lo dovesse perdonare lo massacra ancora di più. Che differenza c'è fra il comportamento delle suore che abbiamo letto in sentenza da Corte d'Appello di Cagliari e il terrorismo bieco del Padre Nostro del Pazzo di Nazareth? Nessuna. Entrambi devono costruire miseria morale, materiale, emozionale. Devono distruggere la determinazione con la quale l'individuo costruisce le relazioni col mondo circostante. Questa è la magia nera della preghiera cattolica, la distruzione dell'individuo, la preparazione affinché l'individuo sia pronto a riempirsi di eroina. Poche sono le persone che, sopraffatte dall'orrore cattolico, si fanno di eroina, ma l'obiettivo dell'imposizione della preghiera è quello di predisporre le persone affinché si facciano di eroina. Possono farsi di eroina o diventare dipendenti dall'attesa di un qualche salvatore. Le cose non cambiano. Le religioni rivelate sono l'oppio dei popoli e la preghiera, con tutto l'apparato di terrore impositivo che si porta dietro, è l'ago con cui l'eroina viene iniettata nelle vene dei bambini. Nella prossima trasmissione parleremo di correnti vegetative nel crogiolo del male. Scusate un attimo solo. Questo è un aspetto del crogiolo del male. È uno degli aspetti più brutti perché non hanno nessun riferimento nel paganesimo. Nel paganesimo esiste una recitazione, esiste una litania che viene recitata. E la litania che viene recitata nel paganesimo è una devotion, oppure sono dei canti che vengono fatti durante le robigadie. Ma la devotio e la preghiera non hanno nulla da confrontarsi. La devotio è l'individuo mentre costruisce se stesso, mentre guarda il mondo in faccia e dice: io esisto, io sono pronto per affrontare il mondo. Vi leggo alcuni passi di una devotio. È l'essere alla presenza di Lara, l'essere impone la sua volontà a Lara. Lara insegna all'essere che la coscienza si sviluppa in sé, al di là della forma dalla quale trae origine. Il divenire appartiene alla coscienza e non alla forma. Fato conduce l'essere, l'essere alla presenza di Maya, l'essere impone la sua volontà a Maya. Maya insegna all'essere che natura e terra sono uno per gli esseri della natura, di cui sono generatori e divenire assoluti, comprendendone tutte le trasformazioni. Fatto conduce l'essere, e l'essere è alla presenza di Mefite. L'essere impone la propria volontà a Mefite. Mefite insegna all'essere come l'energia vitale cerca di trasformarsi in coscienza, adattandosi ad ogni oggettività incontrata, qualunque essa sia. Oppure ancora, fatto conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Vulcano. L'essere impone la sua volontà a Vulcano. Vulcano insegna all'essere come il fuoco dentro all'essere può scatenare le furie o le può fermare qualora si gettino contro l'essere. Fato conduce l'essere e l'essere alla presenza di Giove. L'essere impone la sua volontà a Giove. Giove insegna come il cielo sia più antico, padre e figlio di ogni essere, come precedette la natura e come della natura sia il guardiano. E la devotio pagana non ha niente a che vedere con la preghiera cristiana, la preghiera cattolica. La preghiera cattolica è l'essenza della distruzione dell'individuo, è l'essenza dell'aberrazione della pulsione di morte. Serve per distruggere i flussi di energia vitale all'interno dell'individuo. Servono per impedire all'individuo di essere determinante rispetto al mondo, di usare la propria volontà, di sviluppare se stesso. Questo serve, la preghiera cristiana. La preghiera cristiana serve a sottomettere il più debole al più forte. E nel prossimo crogiolo del male parleremo delle correnti vegetative nel crogiolo del male. Andiamo ancora avanti con un pochino di rassegna stampa. Ricordo che il numero di telefono è 049 700 700 per chi vuole telefonare. E prossima trasmissione che parleremo del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo. Pronto? Ok. Allora, ricominciamo dove avevamo lasciato la nostra rassegna stampa. Per pedofilia a Trapani, arrestato un parroco dal Gazzettino del 29 aprile 1998. Con l'accusa di pedofilia, i carabinieri hanno arrestato Monsignor Angelo Mustazza, di 63 anni, parroco della chiesa, eccetera, eccetera. Ricordo sempre che il fatto che noi indichiamo questi avvenimenti, che noi teniamo presente questi avvenimenti,
questi fatti. Non è perché noi vogliamo dire ecco il prete fa questo, mentre magari ignoriamo che esistono centinaia di altri casi. No, noi indichiamo questi fatti perché nella Chiesa Cattolica le persone sono possedimento del più forte, cioè il parroco è padrone dei bambini, il vescovo è padrone dei sottoposti, il papa è padrone di tutto come Dio è padrone di tutto. Cioè questa voglia di stuprare continuamente le persone, questa voglia di mettere in ginocchio le persone, di pensare alle persone come oggetti da farne quello che si vuole, è una cosa aberrante, è una cosa mostruosa e fa parte della magia nera, fa parte del crogiolo del male. Per questo noi le indichiamo queste, perché è indicazione del Dio creatore che dice di mettere in ginocchio i più deboli, è indicazione del patto di Nazareth che dice di uccidere chi non si sottomette. Cioè, bisogna ricordarsi queste cose. È chiaro che nella propaganda queste cose non escono. Nella propaganda dice Gesù vi ha detto di amare i nemici. Dice, no, Gesù dice di amare i nemici. Dopo vai a leggere e ti dice, voi che siete in ginocchio dovete amare i vostri nemici, mentre invece portate i miei nemici, quelli che non hanno voluto sottomettersi a me, sgozzateli. Allora, esiste un insegnamento ben preciso che si fanno le gerarchie e un altro insegnamento che viene venduto alle persone più deboli, alle persone indifese. Allora si costruiscono le illusioni per mettere in ginocchio le persone. Questa è magia nera, questa è l'aberrazione cattolica. Vediamo un attimino. Corte Suprema respinge richiesta d'affido di un bimbo di Trapani alla zia. Dalla Repubblica del 28 aprile 1998 il prete nega l'adozione. In pratica cosa ha fatto il giudice? Il giudice per farsi un'idea è andato al prete e ha detto senti tu cosa ne pensi? Ah, per me sta famiglia qua fa schifo. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Sì? Tu ce l'hai proprio, eh? Ascolta un po'. Non verrà che nelle chiese cattoliche vedremo tanti minaretti? È un problema. Non ti, no, perché loro devono sempre comandare, capisci? E siccome questi sono anche fanatici, vanno ancora meglio a comandare. Ma c'è un tentativo di farlo. C'è un tentativo di No, mettersi ma d'accordo. questi dicono che dopo Sant'Antonio Padova era musulmano. Ci sono dei. No, ha fatto tutta una serie di predicazioni contro i musulmani. No, no, te ne può sentire, è ancora presto. Però voglio dirti che loro studieranno il Corano fra poco, perché no, non, i musulmani non si piegano al cattolico, capito? E loro, siccome hanno una grande, come dire, una grande struttura da conservare, se il cattolicesimo non va più, vanno dall'altra parte, capito? Io spero di no. Spero di no, è così, Beh, non dico mica domani, però si prepara, vedi, vedi quanti loro, quanto li amano, quanto li fanno venire qua, vanno là. E guarda che è tutta una strategia questa, sai. C'è un tentativo, sì, hai ragione, come dicevo. Hai ragione, stai intuendo una cosa vera. Cioè, stai intuendo qualcosa di vero. C'è un corso. E guarda che loro vanno ancora meglio, sai, dopo. Eh beh, ovvio. Perché loro dopo è governativa, capito? Adesso governativo, beh, comunque è un'altra cosa, sì. O no? Sì, no, hai ragione. Non stai dicendo delle cose non No, vere. io a volte mi viene questa idea, capisci? Perché, sta attento, fino all'altro giorno i comunisti erano cattivi, scomunicati, eccetera. Adesso li vogliono bene, capito? Per esempio gli ebrei, i musulmani erano gente cattiva. Adesso cominciano a volerli bene. Non ti sembra che sia un po'... C'è una strategia di trasformazione in corso. Non, no, no, a me mi viene questa idea, non so se sbaglio, Io ho la stessa tua idea, solo vabbè. Adesso te lo dico per radio la mia idea. Sì, ciao. Ciao. Allora, amica qua, diciamo un attimino, in effetti è in corso un processo di comunione delle strategie fra cattolici, musulmani e di ebrei, no? Per riuscire a bloccare tutti gli altri, cioè le religioni rivelate stanno tentando una santa alleanza.
Pronto? Le Regioni Liberate stanno tentando una santa alleanza. Se voi notate bene le affermazioni del Papa, no? Il Papa non dice ai musulmani non dovete sgozzare i bambini, non dice ai talebani non dovete ammazzare gli omosessuali o non dovete sgozzare le donne, o non dovete fare quello che state facendo. Mentre invece è prontissimo a dire ai rapinatori lasciate il rapinato, lasciate. Cioè, c'è un tentativo di collaborazione fra musulmani e cattolici proprio per distruggere gli esseri umani. Pronto? Buongiorno. Allora, volevo dirle, chiedere riguardo quello che hai letto dei maltrattamenti. È recente? Questa è una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 1970. Insomma, è abbastanza. Cosa dici che ci siano ancora questi Sì. maltrattamenti? Io ne ho nella mia rassegna stampa, se avessi Se io pazienza, e parlo chiaramente. ancora del 50, cosa vuoi? Quando ti dicevano loro, le monache, che erano le spose di Cristo, te bambina cosa potevi dire? Non avevi forza, non avevi Non niente. potevi dire niente, anzi. Oppure ti dicevano che anche dovevi chiedere perdono? È vero, sai, dovevi anche metterti in ginocchio e chiedere scusa dopo tutto quello che combinavano. Ma guarda che... E ancora che sei... Ecco, queste cose da stanare. Lo È so, vero? lo so. Da scavare. Ed è uno anche dei nostri tentativi questo. Ma Perché? non che ne parla mica, sa? Se è vero che ha ragione Giulia, adesso diventa tutti buoni. Sì. Capisci? E Adesso diventa tutti buoni. guai se te li tocchi. Guai se te li tocchi. E quando che te levi su queste carte. No, mi non mi interessa perché che sarà anche a monaca che sei. Ma ho paura, caro, ho paura. Ecco cosa che fa sempre. A me mi fa paura, sento la massa qua che dice parla, parla, però ricordate che nella massa che c'è sempre il capo che mette in ginocchio il più fragile, il più debole. Hai Certo. capito? Sì. Ecco, per cui io tutto qua, grazie, buongiorno. Ciao, grazie a te. Proprio così, eh? Pronto? Pronto? Il problema è ferocissimo, cioè la distruzione del divenire della persona non è una distruzione che si fa sulla persona adulta. Voi non troverete mai, mai un cattolico che converte un cattolico al cattolicesimo un adulto che non sia già cresciuto con l'idea di un Dio creatore. Mai non lo troverete. Pronto? Sì, radiogramma, dimmi. Pronto? Sì, pronto? Sì, non la sento bene. Adesso? Sì, molto meglio, grazie. Niente, io sono Alessandro, sono un tuo assiduo ascoltatore. Grazie. E volevo rifarmi al discorso che hai fatto appena adesso per delle suore lì. Sì? Volevo dirti che tu hai letto un discorso sul giornale del 1970. Beh, io ho 23 anni e quando... fai conto, sono nato nel 1985, quando ho fatto l'asilo Sì? c'erano suore, ce n'erano 5-6 in tutto l'asilo del mio paese, dove legavano alle mani, facevano di quelle cose che tu hai appena letto. Beh, quella dell'urina non l'ho mai vista, però ho visto schiaffeggiare, ho visto dare bastonate, ho visto sgridare e mettere i miei amici, diciamo, contro il muro. Ho visto suore che prendevano le scarpe dei bambini e le gettavano via perché non riuscivano a legarsi, a fare il nodo, il laccio alla scarpa, hai capito? E poi ti vengono a dire, dopo anni così, no, tu non puoi più parlare, non puoi parlare perché sei troppo piccolo, hai capito? E Certo. quindi cresci con queste varie problematiche e tutto questo, io no, perché io ne sono uscito quasi da solo, diciamo, però ho avuto una mia reazione positiva e ho cercato di aggrapparmi a dei veri valori e a dei veri valori e soprattutto credere in me stesso, ma io conosco gente che, la maggior parte di quelli che sono cresciuti con me, che inconsciamente sono stati derubati delle loro libertà e continuano con le loro famiglie, cioè per colpa anche delle loro famiglie, perché poi giustamente il padre e la madre non possono pensare che possa succedere questo, o che all'interno di un contesto anche della chiesa del paese ci possa essere stato o ci sia questo.
No, no, preferisce non vedere. Come? È più facile non vedere. Non vedere, non sentire, certo. E tu prova a dirglielo. Certo. Io sono dovuto arrivare a 23 anni per poter parlare, per poter far capire questo. Che il problema soprattutto è degli altri, e di quello è degli altri, perché io, come ti dico, ho avuto la fortuna, anche un certo amicizia, così, di crescere senza questi tabù che si sono fatti sentire in una maniera fortissima. Mm. E adesso si stanno creando dei mostri, e non ti dico cosa è cresciuto e cosa sta crescendo. No, ma è una situazione orribile e di paura, perché non possono reagire mentalmente, hanno preparato il terreno psicologico per riempirli di eroina. Ma guarda, penso che sia l'unica cosa che questi personaggi hanno potuto fare a queste povere creature che erano, perché ripeto, io mi tiro fuori perché ho avuto le mie amicizie, mi sono coltivato da solo, ma il resto è una cosa, è aberrante, perché se questo è il cattolicesimo che abbiamo, cioè più avanti andiamo, veramente la situazione si degenera sempre di più. Vabbè, indubbiamente. Ecco, niente, ti ascolto e vai avanti così. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Il paganesimo che stiamo tentando di costruire serve anche per questo, tanto perché sia chiaro, cioè nel senso che noi vogliamo che le persone espandino se stesse nel mondo e non siano stuprate. Pronto? Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. Vedi, la donna di prima, la signora, ha toccato veramente nel sodo, perché ti dico, probabilmente sta succedendo questo: alla paura sta sostituendosi la ragione, e la donna soprattutto è ragione, vive coi piedi a terra, perché deve a che fare col lavoro quotidiano, ed è più facile che la donna, che proprio la rivolta venga dalla donna, perché pensa cosa ha subito in questi secoli la donna dalle religioni, ma da tutte le religioni, specialmente le monoteiste. Quindi c'è una rivolta dentro, veramente cosciente, e quindi verrà veramente in questo senso, perché la ragione ti farà aprire gli occhi a tutti a un certo punto, perché la violenza che loro stanno adesso sono gli ultimi colpi di coda, quindi si mettono assieme, specialmente determinate religioni di Stato, se tu osservi, perché qui la religione di Stato è la cattolica, di là è la musulmana, da quest'altra parte sarà un'altra, però si tendono a mettersi assieme, come hai detto tu, perché danno gli ultimi colpi di coda, perché la gente sta svegliandosi, non riescono più a tenerla, perché è a macchia d'olio, questa è irrefrenabile, è la cosiddetta ragione scientifica, che esce a un certo punto. Il problema è che si ammazza la memoria. Il problema è che si ammazza la memoria. Certo, certo, e quando non bravo. C'è più memoria viene riprodotto l'errore. Esatto. E tu stai facendo un lavoro da certosino, per dire, cioè stai scavando veramente, tirando fuori la ragione, proprio non bisogna dimenticarsi, assolutamente non bisogna dimenticarsi la storia. Ti saluto. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Pronto la giocamma? Andiamo avanti ancora. E il problema è che la costruzione del paganesimo trova come ostacoli proprio queste cose, il mantenimento di questo orrore. È il mantenimento di questo orrore che ostacola lo sviluppo del paganesimo e della stregoneria. Andiamo avanti. La Repubblica del 26 aprile 1998. Quel prete fra sesso e usura nella stanza del vescovo a Catania. Se volete andare a vedervelo, è dalla Repubblica del 26 del 4 1998. Pronto? Sì? Ciao, sono Michele. Ciao Michele. Ciao Claudio. Allora, secondo me ho detto una cosa importante prima, no? Che stavo seguendo qua il discorso. Ti ho detto che la Chiesa, una volta già era la democrazia cristiana, no? Ora tutti, già era, diciamo, la Chiesa, giusto, democrazia cristiana, già era la Chiesa. Secondo me non segna che in quanto a democrazia cristiana, o rossi, o verdi, o comunque se... secondo me se no, dove c'è il potere... Dove che c'è soldi, che c'è preti, suore, papi, cioè non c'è neanche tanto la distinzione del, diciamo, DC, capisco? A me non mi sembra di usare il termine DC,
Sì, no, beh, adesso mi dico di sì, però per dirti non che sei, cioè non che sei un beh, diciamo che tanto di democrazia cristiana c'era la Chiesa, giusto? Sì, vabbè. Secondo me se no, è dove che sei il potere, non dove che sei i soldi, perché sia Rossi, come ti dico, team, almeno se non ho sbagliato a capire, Claudio, dopo chi sia Rossi, chi sia Verdi, però dove che sei i soldi, secondo me che sei loro, capisci? Vedi, Michele, la centralità, noi sei schei, cioè, non facciamo il discorso tipo la politica, no? La centralità sono le persone, cioè le religioni hanno il compito di sottomettere le persone, sottomettono le persone usando i soldi, questo siamo d'accordo, ma la centralità sono le persone, cioè le persone sono più importanti dei schei, capisci tu? Sì, però Vito Claudio, se non te che potare non ti sai neanche niente, se non te che potare i soldi non ti sai neanche niente. Però guarda, state attento un attimo, se ti te che hai 50 miliardi, no? Sì. I tuoi 50 miliardi, i GA valore, sono a misura in cui lo Stato ti garantisce il valore di 50 miliardi. Se domani lo Stato ti straccia tutti quanti i buoni del tesoro, i tuoi 50 miliardi non vai più niente, se ti non te che niente. Sì, sì. Però, se mi invece go il controllo dei 3 milioni di persone, go il controllo di 6 milioni di braccia che possono portarmi valore e qui chi sarà i nuovi soldi attraverso il loro lavoro. Sta attento, il vero nocciolo sono le persone, non il denaro. Perché Vito Claudio, mi no, fin fine, adesso la gente tanto parla, però cazzo, anche un mese fa, ho visto una scena assurda, non so quanta gente a San Pietro per il Papa, ma ora a sto punto. Ma sei giusto che sia così? Era tanta ignoranza. No, non è tanta ignoranza. Per costruire il futuro è un atto di assoluta volontà costruire il futuro. Oppure distruggere il futuro. Questa è la partita che si sta giocando in questo momento. Non è importanza quanti sono che vanno davanti al Papa. Non è assolutamente importante. L'importante è che le persone cominciano a prendersi in mano la responsabilità della propria vita. Poche persone, importante. Sì, beh. No, gli altri arriveranno, anche perché là, tu troverai mai quelle 300.000 persone, non avranno mai il coraggio di affrontarmi dal punto di vista della logica, dal punto di vista della fede religiosa. Se uno non si mette in ginocchio, loro sono devastate psicologicamente, mentalmente ed emotivamente, e la devastazione è peggio dell'eroina. Sì, beh, loro praticamente sono pedine controllabili. Hanno rinunciato a se stesse. Sì, diventa numeri, un numero. Un 18, un numero 20, cioè così. Speriamo che abbiano abbastanza energia per trovare qualcos'altro. Beh, buon Claudio. Comunque niente, faccio una parentesi, devo dare una stretta di mano a Franco Carraro e anche a Renato. Grazie. Ecco, buona giornata, ciao, ascolto. Ciao, ciao Claudio. Il punto centrale delle cose sono le persone. Cioè, se voi fate un discorso per politica, non so, tipo prima con la Lega, tipo quello, allora potete parlare di soldi e gestione del denaro, gestione della politica. Quello a me non mi interessa. Cioè, a me, quando parlo di politica, parlo sempre di quella parte della politica, quegli aspetti della politica che vanno a toccare la religione. Quello che è la centralità della religione, di un sistema religioso, sono le persone. Cioè, sono le persone che sono importanti. Le sette, la Chiesa Cattolica, interessa controllare le persone. Non gli interessano i soldi. Se i soldi interessano, a misura in cui controllano le persone, però il denaro in fondo ha valore relativo finché uno Stato ne sorregge il valore. Quando è crollato lo Stato dell'Unione Sovietica, tutti i pensionati erano senza pensione, cioè sono morti di fame, cioè una situazione da morti di fame. Perché? Perché è lo Stato che garantisce il valore al denaro. Per cui garantisce anche il pagamento dei debiti, garantisce anche gli stipendi, garantisce la circolazione, garantisce la ricchezza. Cioè, lo Stato è importante proprio a questa funzione. A noi però questo non interessa, non interessa invece riuscire a liberare delle persone dalle costrizioni che le varie religioni monoteiste fanno nei loro confronti. Pronto? Scusa se intervengo in questo momento, Claudio, mi hai mai dato lo spunto. Quando possiedi le persone, automaticamente hai il denaro. Esatto. Basta. È esattamente quello che hai detto adesso. Esatto. Tu possiedi le persone, automaticamente possiedi tutto il mondo. Esatto. Ciao Claudio. Ciao, ciao. E tenete bene presente nota questo. Qualcuno ha detto, ma vuoi che sei tu ad abbattere la Chiesa Cattolica che lei ha tanti anni che esiste? Ricordatevi questo.
La Chiesa Cattolica non ha una filosofia, non ha una ideologia umana, non ha qualcosa da portare agli esseri umani, deve solo appropriarsi delle persone. Nel momento stesso che alcune persone cominciano a prendersi in mano la responsabilità della propria esistenza, per quanto parziale sia la responsabilità, e comincia a indicare proprio nella Chiesa Cattolica l'essenza del male, l'essenza della distruzione del divenire umano, la Chiesa Cattolica non ha nessuna possibilità di contrattaccare. Voi vedete bene che non è stato nessun cattolico che sia venuto a dirci i vostri concetti non sono buoni. Ci hanno detto che dovevamo essere rispettosi, che dovevamo mettersi in ginocchio, che dovevamo distruggere noi stessi, che dovevamo trafficare in schiavi. Questo ci hanno detto. Ma siccome noi non traffichiamo in schiavi, noi non siamo sottomessi, noi vogliamo essere liberi a sviluppare noi stessi e abbiamo bisogno di un sistema sociale che altri esseri umani continuano a sviluppare loro stessi, perché questo rafforza il nostro potere di essere, e allora loro non hanno più nessuna capacità di venirsi a confrontare con noi. Quando un cattolico viene a confrontarsi con noi, noi diciamo che il tuo Dio è solo una truffa, è un modo con cui tu truffi le persone, con cui tu metti in ginocchio le persone, con cui tu rapini le persone, e le rapini non solo perché le porti via delle cose, ma anche perché le illudi, anche perché fai delle affermazioni che non riesci a verificare, fai delle promesse che non esistono, cioè, gli derubi la loro capacità di essere determinanti nel mondo, di costruire il loro futuro. È questo che loro non riescono a capire. Loro non riescono a capire di essere la malvagità. Esattamente come chi gestisce i campi di sterminio nazista era convinto di fare delle cose buone e chiedeva rispetto. Cioè, quello che apriva le camere a gas e ammazzava centinaia di persone voleva essere rispettato. Ma io stavo scherzando. Cioè, stiamo cambiando tutti quelli che sono i parametri del vivere sociale, del vivere comune. Cioè, l'assassino che chiede di essere rispettato. Vediamo i numeri. Chiaramente un conto è la condanna giuridica, un conto sulle determinazioni giuridiche, ma un altro conto è il rispetto morale. Non può esserci nessun rispetto morale, c'è solo un pazzo, c'è solo il complice può chiedere rispetto morale. Andiamo ancora avanti. Dalla Repubblica del 3 maggio 1998. Biffi, la Chiesa salvò l'Italia dal comunismo. Cazzo, la Chiesa salvò l'Italia dal comunismo. Pronto il radiogramma? Sì? Ciao. Ciao. Ciao, sono buona. Oggi mi mangio un sacco di soldi in telefono. Ma siccome a me piace moltissimo la trasmissione che fate su Radio Gamma 5, anche tu mi piaci molto perché queste sono delle realtà che la gente dovrebbe mettersi in testa. Hai detto giusto prima, quando che hai detto che la Chiesa è la vera distruzione del regno umano, secondo me. Io ieri ho visto un film sulla Santa Inquisizione, no? Devo abbassare la radio? No, vai tranquillo, vai. Ah, ecco. Ho visto un film ieri, credo che sia stato su Rai 3, della Santa Inquisizione. Beh, questo non è solo un film, il film è basato anche su delle verità, qualche cosa di fantasia ci sarà stato, ma la maggior parte era naturalmente basato sulla realtà. Allora io mi chiedo sempre, ma la gente guarda i film, ha letto il libro La Santa Inquisizione, che cos'è realmente la Chiesa? La Chiesa è uno stato di potere, dove loro vogliono comandarci, loro vorrebbero farci dei veri schiavetti, questa è la verità. Quando una volta la Chiesa comandava, per fortuna che è stata sconfitta, poi hai detto prima una parola, sconfitta si fa così per dire, perché vedo che tutte queste donne continuano ad andare in Chiesa, a dare dei soldi, e tutto il potere, cioè la Chiesa è un altro stato di potere, dove appunto vogliono anche i soldi, soprattutto i soldi. Loro parlano delle anime, ma guarda che delle anime a loro non gliene frega niente. L'importante è che tu gli dai i soldi, in modo che loro possano fare la bella vita sulle spalle dei poveracci, che magari i contadini lavorano la terra fino alle 11 di sera. Loro a fine anno vanno a chiedere se possono dargli 400-500 mila lire, addirittura 1,5 milioni, 2 milioni. Dipende dalla rendita che ha avuto il contadino a fine anno, capisci? Allora per me questo è un altro stato di potere, cioè regime completo. La Chiesa per me è un regime come un regime fascista. C'è poco da discutere, la gente non lo vuol capire. Io tanti mi dicono, quando che parlo così, perché non è che io sia contro, perché io credo in Dio, guarda che io ci credo in Dio, ma non credo nelle porcherie che mi vuol far credere la Chiesa. Io non sono assolutamente d'accordo con le porcherie che loro mi insegnano. Io ricordo un particolare, lo voglio dire apertamente, quando che mia sorella si è sposata a Roma, bene, è andata a confessarsi il giorno prima del matrimonio, il prete in confessione le ha chiesto delle cose
che guarda che neanche la più grande prostituta di strada avrebbe mai potuto dire o chiedere. Beh, questo parroco le ha chiesto delle cose che non posso dire, ma io mi chiedo, ma è andata a confessarsi o è andata per sentir dire da un parroco porcherie? Ecco perché io continuo ad essere sempre meno credente in quella gente, non in Dio, io in Dio credo. E come che credo che esiste qualcosa? Ma non credo in questa gentaglia, come non credo nel Papa. Nel Papa dicono Santo Padre, ma dov'è questo santo? Io nella santità credo soltanto una persona che vive, cioè coi piedi per terra, una persona che lavora 12-13 ore al giorno, quello è un santo, perché quello si sacrifica per mantenere una famiglia e per fare del bene. Lui sta vivendo sulle spalle di tutta l'Italia, ma è possibile che non se ne accorgono? Sono dei veri succhi a sangue, delle sanguisughe questa gente, e non si rendono ancora conto che ogni volta chiedono, tu da quando che nasci? Fino alla morte tu dai soldi alla Chiesa e non venirmi a dire che glielo dai perché ti fanno pena, te lo chiedono perché se non glielo dai ti guardano male. E allora uno dice, beh, piuttosto che il prete mi guarda mai, preferisco dargli. E no, caspitina, io mando in affanculo i preti e tutti quelli che gli corrono dietro e i miei soldi me li tengo io per piacere. E beh, insomma, guarda, io continuo a ascoltarti perché mi piace quello che dici. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Allora, intanto prendo spunto da questa telefonata. Ricordate che fra poco c'è a firmare il modello 740 per le tasse. Mi raccomando, firmate i soldi, dateli allo Stato. So che lo Stato non vi può piacere, magari fa anche schifo, magari non... Però, per favore, firmate allo Stato una doppia firma, li togliete la Chiesa Cattolica e aumentate i soldi che vengono tolti anche in percentuale dalla Chiesa Cattolica. Non finanziate l'orrore cristiano, non finanziate le barbarie della CEI, non finanziate i terrorismi di Wojtyla. Ricordatevi che Wojtyla ha organizzato la mafia contro le donne indifese affinché non potessero abortire in Polonia. Ricordatevi questo. Ricordatevi che lui praticamente sta appoggiando i talebani, sta appoggiando le sgozzature di bambini in Algeria. Ricordatevi che queste cose le seminate anche qui, perché anche queste cose sono nella Bibbia. Ricordatevi questo, per piacere, non finanziate l'orrore. Per quanto riguarda poi il fatto che il prete gli ha fatto a sua sorella domande che neanche una prostituta sarebbe andata, beh, c'è tutta una leggenda da questo punto di vista. Sembra che i preti ne sappiano molto di più di qualsiasi prostituta. Non si sa bene dove le abbiano imparato queste cose, eh? Però in Eunuchi nel Regno dei Cieli è molto ben sottolineato questo aspetto. Per quanto poi riguarda il fatto che la gente, anche se la gente ha informazioni, non riesce a collegarli, purtroppo la gente può anche guardare i film, ma nello stesso tempo non accorgersi cosa sta guardando. Pronto, radiogramma? Non si accorge esattamente cosa sta guardando. Cioè, nel senso che per lei è solo una storia di là. Ma l'orrore l'orrore dell'Inquisizione è un orrore che è orrore a descriverlo. Ma è infinitamente più orribile nella realtà, e vi assicuro che nell'alterazione della percezione, se qualcuno riesce a superare i mutamenti e andarselo a vedere, effettivamente è fogna. Cioè effettivamente c'è è indescrivibile. Credo che le camere a gas naziste non rasentino nemmeno lontanamente quello che hanno fatto i cattolici e quello che i cattolici avrebbero fatto se non ci fossero state le lotte sociali in Occidente, se non ci fosse stata la rivoluzione francese, se non ci fossero state tutte le lotte di libertà. Pronto? Sì? Per cortesia, la conferenza che dovevate fare a Mortise. Ah? Non avevate in programma una conferenza a Mortise? No, non l'avevamo a Mortise. A Gamma 5? Sì, a Gamma 5. Dov'è che rimane Gamma 5? Sono dentro di Padova. Via Bezzoni 9 a Cadoneghe. Ma la fate allora? Sì, il giorno 26 giugno. 26 giugno alla sera? Alle 20:30, sì. 26 giugno alle 20:30? Sì. Il tema è... Magari se lo ripeti qualche volta, perché non lo dici mai. L'ho detto all'inizio e lo dirò alla fine. Perché sono arrivato adesso. Comunque la conferenza è Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stregoneria. Sì, ottimo. Presentiamo in 20 minuti circa in grandi linee i temi e poi facciamo il dibattito con chi c'è, insomma. Allora, a Cadone, via Bezzoni 9 alle ore 20:30. Alle 20:30. Il 26 giugno. 26. Il venerdì 26, sì. Grazie. Grazie a lei invece, salve. E niente, praticamente in questa conferenza che faremo il 26 giugno qui in sala della radio,
parleremo del concetto di trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stregoneria. Perché questo? Perché dal concetto che abbiamo noi della trascendenza e immanenza andiamo ad affrontare il mondo, cioè il mondo lo affrontiamo in questo modo perché noi abbiamo quel concetto o abbiamo elaborato quel concetto proprio perché noi affrontiamo il mondo in questo modo. La signora che ha detto io comunque in Dio ci credo, il problema reale è proprio è questo centrale, cioè per noi come apprendisti stregoni e pagani esistono tante divinità, esistono tanti dei che ci circondano, noi stessi siamo degli dei, cioè ogni persona è un dio, ogni essere vivente è un dio. Pronto il diagramma? Dimmi. Enzo, senti una cosa, su Giuliano l'apostata, varrebbe la pena spendere una parola, no?